Yo Wheelers, buah a tutti e bentornati sul canale, come sempre qui è il vostro Alas che vi parla, piacere di rivedervi. Siamo qui per il classico episodio speciale dedicato al fine settimana di gare, Turkish GP, GP di Turchia. Questa settimana sarà un episodio speciale in quanto nei miei social vi ho richiesto se avreste preferito un episodio classico oppure lo stilare una tier list, cosa che ho già fatto in precedenti video. Tutti, risposta unanime, avete deciso per la tier list, quindi proviamo questo nuovo metodo di analisi della gara. Stilerò la mia tier list personale riguardante il fine settimana, tutto il weekend del GP di Turchia, e daremo una valutazione sui singoli piloti e anche contemporaneamente, naturalmente, sulle singole scuderie. Naturalmente, se vi piace questo tipo di format, lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi contenuti, iscrivetevi a tutti i miei canali social, li trovate praticamente dappertutto. E detto questo, naturalmente vi auguro buona visione, ora mandiamo l'intro e poi partiamo! Ed eccoci ragazzi, nella nostra tier list abbiamo 5 gradi di valutazione per questa classifica, ve li andrò ad illustrare molto brevemente. Voto da 10 a 9, diciamo così, maestoso, naturalmente voto più alto possibile. Concreto, una gara tra il 7, 7,5, 8, una gara di ottimo livello da parte del pilota che sarà in questa linea di valutazione. Buona gara, una gara sulla sufficienza, un po' più della sufficienza, quindi tra il 6, 6,5, in alcuni casi anche il 5,5, quindi una sufficienza risicata. Spento, naturalmente siamo sull'insufficienza, mentre buon, naturalmente il nostro caro Buo, che va ad indicare una gara assolutamente da dimenticare e da mettersi alle spalle. Non perdiamo tempo, andremo a fare la valutazione dei piloti naturalmente in base all'ordine d'arrivo della gara. Partiamo quindi da Valtteri Bottas. Bottas, secondo me, non può non essere messo nella valutazione di maestoso, perché si doveva riprendere, è stata una stagione piuttosto difficile per lui, ma è stata un'ottima gara, tra virgolette potrebbe essere la gara di saluto, la vittoria di saluto alla Mercedes. Bottas nella sua carriera in Mercedes è stato fondamentale naturalmente per i successi della casa teutonica, e questo è quello che doveva fare, che tante volte in questa stagione non è riuscito a fare, però ha preso la testa partendo dalla pole position, anche se non aveva fatto il giro migliore, perché sappiamo che la pole come giro più veloce l'aveva siglata Lewis Hamilton, ma lui si è preso il secondo posto, ha sfruttato la sua Mercedes al meglio mettendosi dietro Max Verstappen, era quello che la Mercedes gli chiedeva, e soprattutto poi in gara ha completamente dominato perché era sempre più veloce del pilota olandese della Red Bull, quindi non gli si può dire nulla. Ha gestito benissimo la sua gara, anche se Leclerc non si fosse fermato avrebbe comunque vinto la gara, perché il suo passo era naturalmente nettamente migliore su intermedie nuove, quindi ha fatto tutto ciò che doveva, ha dominato, e lo si è sentito anche la sua soddisfazione dal team radio di fine gara. Gara veramente di ottimo livello. Se il Valtteri Bottas che abbiamo visto in questa gara lo rivedremo in Alfa, potrà comunque togliersi grandi soddisfazioni all'Alfa Romeo, se sarà Alfa Romeo, se sarà Sauber o se sarà team Andretti, perché c'è anche questo, ci sarebbe anche questo discorso da aprire. Andretti vorrebbe acquistare l'Alfa Romeo per entrare in Formula 1. Comunque, se Bottas dovesse confermarsi a questi livelli, l'Alfa Romeo, o come si chiamerà, avrà effettuato un grandissimo acquisto in sostituzione del finlandese partente Kimi Raikkonen. Max Verstappen. Verstappen, possiamo dirlo, ha limitato i danni nei confronti di Bottas, ma soprattutto ha massimizzato il risultato nei confronti di Lewis Hamilton, perché si è preso una seconda posizione molto tranquilla. Non ha mai impensierito realmente Valtteri Bottas, perché la sua vettura comunque non aveva il passo per impensierire le Mercedes, però naturalmente ha massimizzato i suoi punti, si è ripreso la testa del mondiale, era ciò che doveva fare, cercare di massimizzare i punti nei confronti del suo rivale diretto Lewis Hamilton. Hamilton che probabilmente sta vivendo la stagione più combattuta a livello mentale e tecnicamente parlando, secondo me più usurante rispetto alla lotta che aveva avuto con Rosberg nel 2016. Verstappen sta reggendo veramente alla grande. Per lui una gara però
naturalmente molto nella media, molto anonima, semplicemente perché era in un mondo tutto suo, non poteva fare di più, ha portato la vettura in fondo dove doveva portarla, quindi direi che Verstappen possiamo tranquillamente metterlo su buona gara, perché per lui naturalmente ci aspettiamo di più, ha massimizzato i risultati, ma ci aspettiamo una gara sicuramente più aggressiva, più combattiva, eccetera eccetera, non poteva farlo, comunque buona gara perché ha portato a casa il risultato che doveva. Sergio Perez da Baku, dalla vittoria di Baku, si era completamente spento, finalmente una gara in cui ha fatto vedere le sue qualità, le qualità che aveva fatto vedere in Racing Point, che secondo me fino ad ora non aveva ancora fatto vedere, una gara veramente di ottimo livello da parte del pilota messicano della Red Bull, soprattutto la sua difesa nei confronti di Lewis Hamilton è stata semplicemente pazzesca, considerando che Hamilton in quel momento con pista libera era il più veloce in pista. La staccata di curva 1 è stata veramente incredibile, perché aveva una macchina di svantaggio, praticamente era completamente dietro, staccata all'interno per tenersi dietro il pilota Mercedes, e ha dato una grandissima mano a Max Verstappen in questo contesto. In più è riuscito a chiudere sul podio una ottima gara, ha montato le intermedie col senno di poi nel momento giusto, direi non una gara maestosa, ma una gara molto molto concreta, siamo sull'8, anche 8 e mezzo direi per Sergio Perez. Charles Leclerc, è vero che sono anche tifoso, però non si può dire che non abbia provato in tutti i modi a vincere la gara. Passo incredibile su una Ferrari che comunque è nettamente dietro rispetto alle due scuderie sopracitate, Mercedes e Red Bull, ha dimostrato tutto il suo talento sul circuito, su un circuito difficilissimo, scivolosissimo, ha portato a lungo la gomma intermedia, poi naturalmente non è più riuscita a portarla in fondo, ci ha provato, ha fatto sperare i tifosi Ferrari a lungo. Prima per una vittoria, poi naturalmente Bottas era molto più veloce, Leclerc stava guidando sulle carcasse, ormai non poteva portare quella vettura con quelle gomme in fondo, ma ha dimostrato ancora una volta tutto il suo talento. Secondo me non è una gara a livello di Valtteri Bottas, però considerando il livello della vettura, di quanto è indietro la vettura, maestoso anche Charles Leclerc. Ero indeciso tra concreto e maestoso, ma è una gara maestosa. La Ferrari ha fatto tanti passi avanti, soprattutto finalmente ha un motore che può essere molto incoraggiante per il 2022. Lewis Hamilton doveva rimontare un sabato in cui ha fatto ciò che doveva, si è preso la pole position, che poi non era più pole position perché è dovuto partire dalla P11. Mi aspettavo un Hamilton più, come dire, più aggressivo, soprattutto nelle fasi iniziali. Invece ci ha messo tantissimo a superare Yuki Tsunoda, soprattutto, che ha fatto il diavolo a 4 per riuscire a tenere dietro il pilota britannico della Mercedes, naturalmente alleanza tra Alfa Tauri e Red Bull, per cercare di aiutare il più possibile Max Verstappen. Hamilton, che poi ha cercato di portare lungo la gomma, si è anche lamentato perché lo hanno fatto fermare per montare un'intermedia nuova, secondo lui sarebbero dovuti arrivare alla fine, però non credo che sarebbe riuscito a raggiungere una posizione più alta della quinta, forse avrebbe potuto impensierire di più Charles Leclerc, visto che comunque le intermedie nuove, quando sono state montate da parte del pilota monegasco della Ferrari e da parte del britannico della Mercedes, avendo ancora tassello, erano meno performanti delle intermedie usate, che invece si erano già consumate, erano diventate quasi delle slick. Detto questo, direi buona gara per Lewis Hamilton, perché comunque è riuscito a, tra virgolette, massimizzare il risultato, a limitare i danni nei confronti del pilota olandese della Red Bull. Quindi mettiamo i due contendenti al titolo nella linea di mezzo, di valutazione di mezzo. Una buona gara da parte di Lewis Hamilton. Pierre Gasly, come sempre, è sempre lì, perché una sesta posizione davvero incredibile da parte di Gasly. Peccato per quei 5 secondi di penalità, che secondo me erano anche leggermente oltre come penalità, perché era più un incidente di gara il contatto con Fernando Alonso. È molto facile lì in curva 1 perdere leggermente la vettura, andare lunghi e
il contatto, soprattutto alla partenza naturalmente ci sta con le macchine tutte vicine, però Gasly è quello che davvero si carica l'Alfa Tauri sulle spalle e continua a portare punti su punti. È una stagione in cui sta confermando tutto il suo immenso talento e secondo me a questo punto ha recuperato nettamente rispetto all'esperienza in Red Bull e merita la possibilità di guidare una vettura di alto livello, anche se c'è da dire l'Alfa Tauri corre praticamente per lui e bisognerà vedere se sarà in grado di competere in una scuderia di alto livello, possa essere magari la Red Bull stessa con Verstappen, sapendo che la Red Bull comunque appoggia in tutto e per tutto Verstappen. Però Gasly si sta confermando un pilota di ottimo livello, lo avrei messo in forse quasi in maestoso per la gara, considerando che sta guidando un Alfa Tauri. Lo mettiamo in concreto dietro Sergio Perez, perché comunque è quello che porta sempre tanti punti in casa Alfa Tauri. Anche l'errore, quel piccolo errore, nonostante fosse un incidente di gara, abbassa leggermente la valutazione di Pierre Gasly, ma è senz'altro un pilota super concreto. Lando Norris, P7, va a confermare quello che è stato un weekend quasi disastroso per la McLaren dopo gli ultimi weekend di gara. Norris veramente spento, è stato portato giù dalla McLaren, si salva, però comunque naturalmente viste le ultime gare di Norris e della McLaren non possiamo non metterlo in spento, perché è stata una gara piuttosto anonima di Norris. Negli ultimi giri è riuscito a migliorare il suo passo, ma dietro Sainz era molto molto più veloce sul passo gara sulla pista umida. Assolutamente molto molto spento rispetto alle sue ultime gare, ma sicuramente riuscirà a trovare di nuovo gli stimoli per effettuare una delle sue gare. Lando Norris che sta migliorando tantissimo nelle ultime stagioni e soprattutto la McLaren troverà le condizioni migliori per riuscire ad effettuare di nuovo una gara lassù, dove comunque la scuderia di Woking merita di stare. Carlos Sainz. Sainz partiva dall'ultima fila e secondo me gli hanno montato il motore nuovo, ha avuto il vantaggio del motore nuovo e lo ha sfruttato tutto, perché ha effettuato una gara di rimonte incredibile nei primi giri, rimontava posizioni praticamente ad ogni giro. Si sta dimostrando veramente uno dei piloti più sottovalutati del circus. Comunque sta dando filo da torcere a Leclerc in Ferrari, al primo anno in Ferrari. È un pilota super super concreto. Il lavoro in qualifica di Sainz è stato impeccabile, perché in Q1 è riuscito a passare il taglio buttando fuori Daniel Ricciardo, quindi importante per lo scontro in McLaren, con la McLaren in classifica costruttori, buttato fuori Ricciardo in Q1, e poi in Q2 ha dato una splendida scia a Charles Leclerc, lo ha aiutato ad entrare nel Q3, e poi il lavoro che ha fatto Leclerc in Q3, che lo ha reso comunque maestoso, perché il giro in Q3 di Leclerc è stato maestoso per prendersi la quarta piazza, poi diventata terza in griglia di partenza. Quella di questo fine settimana secondo me è stata la miglior Ferrari della stagione come piloti, come muretto, come scuderia. Peccato per il problema di Sainz con i sensori, altrimenti secondo me avrebbe potuto ambire una posizione molto più alta, anche dell'ottava piazza. Sainz non posso che metterlo anche lui in maestoso. Lance Stroll, nona posizione, ha limitato i danni, è stata una gara un po' anonima comunque anche da parte del pilota dell'Aston Martin. Non c'è granché da dire, è riuscito comunque a conquistare due punti per la sua scuderia, un Aston Martin che comunque rispetto alla scorsa stagione, rispetto alle previsioni di inizio stagione, sta soffrendo veramente tanto e a sorpresa sta portando sulle spalle la scuderia in questo momento proprio il giovane pilota canadese, che sta migliorando tanto nelle ultime stagioni, pian piano sta facendo esperienza. Per lui limitati i danni, quindi direi di concedergli una buona gara. Passiamo ad Esteban Ocon, che è stato, se non sbaglio, l'unico ad effettuare una gara senza pit stop, ha portato le intermedie dall'inizio alla fine ed è riuscito anche fortunosamente a conquistare la zona punti, la decima piazza, un punto per l'Alpine in un gran premio che ci si aspettava con più punti per la scuderia francese, invece è terminato con un solo punto da parte di Esteban Ocon. Anche per lui stessa questione di Stroll, è comunque riuscito a difendersi fino alla fine con un po' di fortuna, visto che Giovinazzi stava arrivando e sicuramente con un altro giro l'avrebbe passato. Per lui ugualmente con questo punto comunque
buona gara, sicuramente una gara sufficiente. Antonio Giovinazzi, dicevamo poc'anzi, è stato sfortunato, ha fatto vedere un buon passo durante tutta la gara, è arrivato a pochi millesimi da Ocon, sicuramente se avesse avuto un altro giro a disposizione lo avrebbe passato, purtroppo Bottas ha chiuso la gara proprio davanti a loro e Giovinazzi non è riuscito a passare il pilota francese dell'Alpine, peccato perché sarebbe stato un punto importante per l'Alfa Romeo. Una buona gara, ha dato delle risposte Giovinazzi, anche se ormai sembra chiaro che Giovinazzi non sarà più alla guida dell'Alfa Romeo nella prossima stagione, perché ci sono tante possibilità, soprattutto se dovesse arrivare Andretti alla guida della scuderia dell'Alfa Romeo, della Sauber, eccetera. Quindi Giovinazzi, comunque, io gli vado ad assegnare comunque una buona gara. Kimi Raikkonen invece ha avuto problemi anche lui, è riuscito a chiudere comunque in P12 dietro il compagno di squadra, una gara in cui è stato un po' più spento, perché da Raikkonen in queste condizioni ci aspettiamo che metta tutta la sua esperienza, probabilmente mi sarei aspettato una posizione più alta in classifica finale per il pilota dell'Alfa Romeo, che pian piano si sta spegnendo, comunque sta andando per la via del ritiro, ci sta anche questa condizione, la sua Alfa comunque non è facile da guidare in queste condizioni, ma non posso esimermi da dare a Kimi Raikkonen uno spento. Daniel Ricciardo sta vivendo una stagione di grossi alti e bassi, è riuscito a vincere a Monza, ma a questo punto sembra quasi un fuoco di paglia quello della gara di Monza da parte di Daniel Ricciardo, anche se poi si è confermato a buoni livelli anche nella gara di Russia, però è stato un weekend, come dicevo prima, difficilissimo per tutta la McLaren e Ricciardo non si è schiodato, è stato arretrato in ultima fila per i cambi al motore, non si è schiodato comunque da lì, ha chiuso in P13, troppo poco per un pilota del calibro di Daniel Ricciardo, con il suo pilota è vero, non troppo più in alto, in P7, però naturalmente la zona punti doveva essere un obiettivo concreto da parte del pilota della McLaren, in quanto è rimasto comunque dietro a Ocon, che non ha effettuato pit stop, alle due Alfa Romeo. Non basta, e assolutamente Daniel Ricciardo anche in questa gara è un buah, e sono tanti ormai i buah di Ricciardo per questa stagione. Yuki Tsunoda merita una menzione speciale perché è riuscito a tenere per tantissimi giri dietro Lewis Hamilton, fino a quel momento in una gara molto concreta da parte dell'Alfa Tauri, soprattutto considerando che è riuscito a immettersi nel Q3 in qualifica, quindi già una buonissima qualifica dal parte del pilota giapponese dell'Alfa Tauri, è riuscito a tenere tantissimi giri Hamilton dietro con una grandissima difesa, poi Hamilton si è dovuto inventare assolutamente un grandissimo sorpasso sul pilota giapponese all'esterno per prenderlo di sorpresa letteralmente. Tsunoda naturalmente, con la poca esperienza, non ha pensato di chiudere la porta. Poi però si è spento, ha chiuso in P14, una gara che sembrava in cui potesse portare punti importanti alla sua scuderia, considerando che Gasly ha chiuso in P6, direi che anche Yuki Tsunoda merita purtroppo per lui uno spento. George Russell su una Williams ci stava abituando a prestazioni veramente fuori dal comune, soprattutto quando le condizioni erano queste, in qualifica, in gara, condizioni miste. Russell invece è mancato in questa gara, ha avuto tantissimi problemi, ha denunciato tantissimi problemi con la sua vettura, la vettura è diventata molto molto scivolosa quando le gomme si sono usurate, sono diventate praticamente delle slick sull'asfalto, un po' bagnato, quindi dopo i primi 10-15 giri, è una gara da spento, assolutamente. George Russell, per quello che ha dimostrato fino ad ora, è una gara in cui è spento. Probabilmente meglio di Yuki Tsunoda, meglio anche di Kimi Raikkonen, meglio anche di Lando Norris, quindi lo posizioniamo in testa nella linea di valutazione spento, però una gara assolutamente da spento, direi da 5 da parte di George Russell. Fernando Alonso, per quanto mi riguarda, la delusione del fine settimana, perché in queste condizioni ci si aspetta il miglior Fernando Alonso. In partenza ci si aspetta il miglior Fernando Alonso e purtroppo un contatto un po' esagerato da parte del pilota spagnolo dell'Alpine, perché
Si è preso anche lui 5 secondi di penalità, naturalmente per un altro incidente, ci arriviamo ora. Primo giro in cui non poteva nulla perché Gasly ha perso leggermente la vettura, è stato toccato e è andato in testa a coda il pilota spagnolo. Peccato in quel caso perché avrebbe potuto effettuare una buona gara punti il pilota asturiano. Poi però si è fatto prendere dalla foga della rimonta, è andato anche a tamponare Mick Schumacher distruggendo la gara di Mick Schumacher. Quindi per quanto mi riguarda io sono un grandissimo tifoso di Fernando Alonso, ma questa gara per come è terminata è una gara assolutamente da boa per Alonso, davanti comunque alla gara di Daniel Ricciardo. Latifi merita lo stesso discorso di George Russell, sta subendo tutta la stagione da parte del suo compagno di squadra, anche se stava comunque migliorando, stava facendo vedere che i miglioramenti della Williams ci sono e sono anche corposi. In questa gara però anche lui piuttosto spento, tantissimi problemi, si trova ancora una volta dietro il compagno di squadra, non c'è granché da menzionare, è stato anche eliminato nel Q1, quindi per il pilota canadese è un'altra gara da spento dietro il compagno di squadra. Sebastian Vettel è ancora un altro che dimostra di avere tantissimi alti e bassi. Ci ha provato in gara, ha provato a montare le slick troppo presto, un errore da inesperto, lo possiamo definire un errore da inesperto. Vedere Sebastian Vettel lì in fondo in 18ª piazza è un pugno al cuore, ha perso tantissimo naturalmente in quel giro che ha effettuato su gomme medie, poi non ho capito quello perché ha montato gomme medie anziché montare le gomme più morbide del lotto per provare, ma non era assolutamente il caso, probabilmente sarebbe stata la stessa la situazione. Vederlo lì in fondo è un pugno al cuore, ma per Sebastian Vettel anche per lui è una gara da boa. Mick Schumacher termina penultimo, siamo abituati ormai a questo, però secondo me un'ottima gara, non si può dire, visto che è terminata praticamente molto presto per via del contatto con Alonso, in cui non aveva alcun tipo di colpa, però la qualifica ha fatto un capolavoro. Mick Schumacher è passato in Q2 e si è preso la 14ª piazza, non si può dire niente, ha eguagliato la sua miglior posizione in qualifica della scorsa gara, in cui era risalito in 14ª piazza per via di tutte le penalità dietro di lui. Stavolta se l'è presa propriamente in pista la 14ª piazza. Secondo me si può dire buona gara, sarebbe da definire buon weekend quel buona gara. Per le qualifiche più che altro, comunque ha battuto il suo compagno di squadra, la sua lotta è quella col compagno di squadra, sappiamo che la Haas è assolutamente troppo indietro e quindi una buona prestazione da parte del pilota tedesco della Haas. In ultima posizione Nikita Mazepin, non ho più niente da dire riguardo il pilota, sapete che non apprezzo il pilota russo, continuo ad asserire che si trovi in Formula 1 più per i soldi del padre, che sembra vorrebbe acquistare la Haas, più per i soldi del padre che per il suo vero talento, lo ha dimostrato anche in questa gara, completamente inconsistente dietro il compagno di squadra, in più ha rischiato di fare il patatrack con Hamilton, sarebbe stato assolutamente lapidato dai media nel caso lo avesse fatto, ha rischiato il contatto e avesse buttato fuori Hamilton, ci sarebbe stato tanto da ridire, lo sapete, concludo così. Per vedere il recap anche delle scuderie, io direi che la miglior scuderia questa gara è stata la Ferrari, in linea generale, insieme alla Mercedes, gara maestosa per entrambi, perché il passo gara della Mercedes era molto migliore rispetto a quello della Red Bull, la Ferrari ha fatto vedere tanti, tanti miglioramenti in questa gara, la Red Bull un gradino leggermente sotto, una buona Alfa Tauri, una veramente buona Alfa Tauri con Gasly, secondo me Tsunoda non ha sfruttato il potenziale della sua vettura, una buona di un livello però più basso Aston Martin con Alpine, che secondo me non hanno sfruttato, i piloti non hanno sfruttato le potenzialità delle loro vetture, una buona gara da parte di Alfa Romeo che termina ai margini della zona punti, avrebbe potuto conquistare dei punti importanti, mentre una gara molto brutta naturalmente da parte di McLaren, assolutamente da boa visto quello a cui ci avevano abituati, e anche da parte di Haas e Williams che comunque secondo me dovrebbe stare più avanti rispetto all'Alfa Romeo, invece questa gara ha assolutamente sofferto.
Detto questo, ragazzi, fatemi sapere cosa pensate. Quali sono le vostre opinioni rispetto a questo Gran Premio? Se vi è piaciuto questo episodio, questo format con la tier list, lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati su nuovi contenuti. Naturalmente iscrivetevi in tutti i miei canali social per tutti gli aggiornamenti riguardo i nuovi video in uscita. Detto questo, io vi ringrazio per la visione, vi saluto e alla prossima. Ciao ragazzi!